La Camera approva il disegno di legge Buona Scuola, che ora passa al Senato, ma fuori dal Palazzo continuano intanto le proteste contro la riforma, con i sindacati che annunciano un'ora di sciopero nei primi due giorni degli scrutini. L'ok al provvedimento è arrivato però senza i voti della minoranza Dem, occhi puntati sul Senato, dove i ribelli potrebbero consumare la loro rivincita, soprattutto se le regionali non dovessero andare come sperato dai vertici del partito. La riforma della scuola è una riforma coraggiosa, è una riforma che mette al centro l'educazione e la formazione dei ragazzi, l'autonomia, il merito e il rapporto scuola-lavoro. È una riforma coraggiosa che è passata alla Camera e che adesso non potrà essere stravolta al Senato. È talmente forte e coraggiosa che la sinistra qui alla Camera ha votato contro, la sinistra estrema ma anche la sinistra del Partito Democratico, e pertanto questa riforma al Senato non potrà essere cambiata. Certamente Area Popolare lavorerà in questa direzione e ancora una volta saranno sconfitti gli estremismi di sinistra e di destra che non vogliono cambiare l'Italia. Il testo del disegno di legge sulla riforma della scuola è passato ieri alla Camera, sicuramente migliorato. La fase di ascolto e ancora di accoglienza delle misure passa al Senato, proprio perché non si è mai interrotta, e siamo sicuri che anche lì la Commissione deputata, che è quella che si occupa dell'istruzione, potrà accogliere eventualmente altri suggerimenti. Renzi intanto riunisce la segreteria del PD e, prima di arrivare al Nazareno, conferma la disponibilità al confronto. Sulla scuola stiamo discutendo dopo anni, finalmente c'è un investimento sull'edilizia, ci sono 100.000 precari assunti, poi si può sempre discutere e migliorare, ma la cosa vera è che questo paese si è rimesso in moto. Il Premier si è mostrato poi ottimista sulla possibilità di cambiare la legge Fornero in autunno. La modifica del provvedimento è un tema vero che c'è, però se lo diciamo adesso sembra che sia un'operazione di campagna elettorale, e ricorda come i 2 miliardi di euro del tesoretto del DEF siano stati destinati ai 4 milioni di cittadini che ne hanno titolo. Una segreteria che ha fatto il punto naturalmente sugli impegni relativi alle elezioni amministrative regionali, abbiamo fatto il punto sia sui numeri evidentemente, sia sulla tenuta del Partito Democratico, che devo dire buona ovunque, e anche gli impegni prossimi futuri sia del Partito Democratico sia del Governo. Ci sono degli impegni internazionali molto importanti nei mesi di giugno e di luglio, abbiamo quindi fatto il punto anche su quelli, e poi tanto partito, quindi il seminario sul Partito Democratico che ci vedrà impegnati proprio in questi due mesi, e poi andiamo avanti con la proposta di legge sull'articolo 49 della Costituzione, quindi insomma un impegno forte sulle regole anche interne del Partito Democratico. Dopo l'approvazione della riforma sulla scuola, la Camera va avanti col disegno di legge anticorruzione, arrivato allo sprint finale. Si punta infatti a chiudere prima della pausa per le regionali. Il provvedimento, tra le altre cose, prevede il ripristino del reato di falso in bilancio, sconti ai pentiti che collaborano, pene più severe per i reati contro la pubblica amministrazione, licenziamento dei corrotti più facile e più poteri all'ANAC di Raffaele Cantone. Ancora alta la tensione sul fronte risorse Sabine. I lavoratori della ex società provinciale hanno portato ieri la loro protesta fin dentro il palazzo di città. Infatti hanno occupato la sala consiliare del comune di Rieti per sollecitare un impegno politico anche da parte dell'amministrazione comunale. Dopo l'incontro in regione, che sembra abbia portato dei frutti, i lavoratori chiedono un impegno preciso al sindaco Petrangeli e al vicepresidente della provincia Antonacci. Questi ultimi hanno sottolineato il loro impegno anche per sollecitare la convocazione di un'assemblea dei sindaci. Intanto sembra scartata l'ipotesi dell'emendamento al decreto enti locali per il rientro dei dipendenti nel bacino dei lavoratori socialmente utili. A questo punto l'ipotesi più accreditata e forse più percorribile è quella della mobilità. Per il 2014 il bilancio consuntivo è passato. Tra i mal di pancia di alcuni consiglieri di centrosinistra e le spaccature profonde dell'intero centrodestra che siede in comune. Alla conta finale dei voti molti infatti hanno abbandonato l'aula. Il Consiglio Comunale di Rieti ha approvato con 19 voti favorevoli e 4 contrari il rendiconto di gestione, dato che balza agli occhi è la diminuzione delle spese, da 57 a 56 milioni. Diminuisce però anche l'avanzo di amministrazione, che scende dai 3 milioni a 1 milione.
Il problema di rilievo comunque rimangono i trasferimenti statali, che dato il tempo di spending review provocano una penuria di entrate. Sul fronte dei tributi invece sono stati incassati 28 milioni di euro, ma mancano all'appello ancora gli introiti che sarebbero dovuti provenire da accertamenti che ammontano al 27%. Il recupero di questi ultimi sarà di difficile realizzo. A margine del Consiglio è sorta una questione non da poco, le spese legate alla gestione dello stadio Scopigno. Il Comune ha chiesto al patron dell'FC Rieti Fedeli 170.000 euro per la gestione dell'impianto sportivo. Fedeli, da parte sua, spiega che a carico della società possono essere imputati circa 30.000 euro. Gli assessori Di Fazio e Mezzetti comunque si dicono fiduciosi affinché venga trovato un accordo che possa risolvere il problema. All'orizzonte, tanto sugli impianti quanto su altri servizi al cittadino, si profilano ancora tagli e risparmi obbligati. A Pomezia i cittadini potranno presto ottenere vantaggi dal riciclo di plastica e alluminio. È quanto emerso dall'incontro informativo sui nuovi compattatori, comunemente detti macchinari mangiarifiuti. L'appuntamento si è tenuto lo scorso martedì presso il Consorzio Selva dei Pini. Come spiegato dal primo cittadino Fabio Fucci, per l'installazione e la gestione di macchine ecocompattatrici che provvederanno al riciclo di plastica e alluminio è stato pubblicato un bando triennale. Abbiamo pubblicato un bando che scadrà il 3 giugno e quindi sarà possibile installare, con la collaborazione di alcune aziende specializzate, degli ecocompattatori in città o negli esercizi commerciali o nelle catene di centri commerciali. Queste macchine che noi abbiamo battezzato mangiarifiuti non fanno altro che consentire ai cittadini di portare, di inserire al loro interno plastiche e lattine, per esempio, e ricevere in cambio un incentivo economico di qualche tipo, quindi potrebbe essere una tessera con dei punti che si accumulano e possono essere spesi negli esercizi commerciali convenzionati, oppure uno scontrino che indica direttamente lo sconto che sarà possibile, che potrà essere applicato poi nella spesa in questi esercizi commerciali convenzionati. Quindi è un sistema virtuoso che premia tutti, premia il cittadino che va a differenziare materiale, premia chi gestirà il servizio perché consente di ottenere un ricavo economico dal recupero dei materiali, consente di premiare anche i commercianti che aderiscono all'iniziativa perché possono vedere incrementato il volume d'affari e la loro clientela fidelizzata. L'operatività di questo servizio non è lontana, ha poi continuato il sindaco. Adesso attenderemo la scadenza del bando il 3 giugno, ci sarà il tempo necessario per valutare le offerte che abbiamo ricevuto, per sviluppare l'iniziativa, ma orientativamente dopo l'estate potrebbe partire questo tipo di servizio. A spiegare più nel dettaglio le modalità di utilizzo di questi nuovi apparecchi è stato l'assessore Lorenzo Svizzera, che contestualmente ne ha descritto anche i vantaggi. Al momento del conferimento della plastica o dell'alluminio, il macchinario darà in cambio uno scontrino che potrà essere speso nelle attività commerciali convenzionate. Quindi se io porto la mia plastica o il mio alluminio all'ecocompattatore, in cambio avrò la possibilità di andarmi a spendere un piccolo corrispettivo economico in queste attività commerciali. È un sistema in cui vincono tutti, il cittadino, il commerciante, il gestore e soprattutto l'ambiente. L'intento dell'amministrazione è incentivare la differenziata e permettere che la gestione virtuosa dei rifiuti sia premiata. Questo progetto, ha dichiarato ancora l'assessore Svizzera, si va ad inserire in un piano più ampio della gestione dei rifiuti per il nostro comune. È intenzione dell'amministrazione comunale incentivare le buone pratiche di differenziazione e in questo percorso di incentivi gli ecocompattatori si inseriscono alla perfezione. Lorenzo Svizzera ha poi concluso dando tutte le informazioni pratiche sul numero e ubicazione dei nuovi compattatori. Il bando che stiamo pubblicando, è attualmente in pubblicazione, scadrà il 3 giugno, è rivolto alle aziende e ai gestori di ecocompattatori che dovranno installare 10 di questi compattatori sul territorio comunale. In particolare 3 andranno installati sul lungomare di Tor Vaianica e gli altri 7 potranno essere installati presso le attività commerciali che vorranno convenzionarsi. Continuano a crescere gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti. Nel 2014 sono stati 40.000.
Il direttore della medicina d'urgenza, dottor Mancini, ha confermato un trend che ormai è in forte aumento da almeno 3 anni, quando le richieste erano circa 30.000 l'anno. Sono stati tanti i reatini che si sono rivolti al pronto soccorso, anche perché troppo spesso i medici di base non vanno più a visitare a casa. Ma è anche vero che su questi numeri pesano le chiusure delle strutture di pronto soccorso di Amatrice e Magliano Sabina. Ora il nosocomio amatriciano ha appena riaperto la sua struttura, ma già nel primo quadrimestre quasi 13.000 pazienti hanno chiesto di essere curati al pronto soccorso di Rieti, così ha dichiarato il responsabile Flavio Mancini. 4-5 anni fa eravamo arrivati a 32.000 e adesso siamo arrivati a 40.000, quindi tutto sommato progressivamente stanno aumentando. Quest'anno lo stiamo vedendo dai dati tendenziali, penso che unendoci anche al discorso di Amatrice che è ritornata a essere pronto soccorso, contiamo di sfondare i 45.000. I numeri statistici in mano all'azienda sanitaria locale promuovono il pronto soccorso di Rieti e sui tempi di attesa lo collocano tra i migliori del Lazio, dove il rapporto tra i pazienti e il personale medico e infermieristico è ancora molto umano. E ancora in bilico il futuro degli oltre 100 lavoratori di Risorse Sabine. Dopo la rivolta dei dipendenti in uscita contro la provincia di Rieti e la giunta regionale, Zingaretti sta cercando di trovare una via di uscita. Nel tavolo convocato alla Regione Lazio, al quale hanno preso parte i lavoratori, l'assessore regionale al bilancio Sartore, il consigliere regionale Mitolo, il vicepresidente della provincia di Rieti Antonacci e i capigruppi di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, sono state prospettate 3 ipotesi. La prima, un emendamento al decreto enti locali che prevede il rientro dei dipendenti nel bacino dei lavoratori socialmente utili. La seconda, una mobilità dei lavoratori sabini verso società regionali. La terza ipotesi, di difficile attuazione, il rientro dalla mobilità e la ripartenza della società. Quest'ultima possibilità è stata subito esclusa dal presidente della provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi, che ha chiarito come non possa essere presa in considerazione data la scarsezza di fondi nelle casse provinciali. Va bene cercare delle soluzioni, ha dichiarato Rinaldi, ma questo va fatto con la massima serietà e concretezza. Dalla Pisana Antonio Rigemma, Forza Italia, ha lamentato che la sinistra continua ad abbandonare Rieti. L'amministrazione Zingaretti ha mostrato incapacità nel gestire una situazione difficile e complessa come questa. Non sono piaciute ai lavoratori le assenze del sindaco di Rieti, del presidente Rinaldi e dell'assessore regionale Le Frigeri. I tavoli non si fanno politici, ma sindacali, spiega Sari Imperatori della CISL Reatina, lamentando anche l'assenza delle varie sigle sindacali alla riunione capitolina. Tutto rimandato dunque, in attesa che una delle 3 ipotesi venga presa in esame e che si decida sul futuro delle 106 persone ad oggi senza lavoro. Una settimana di attività, manifestazioni, dibattiti e proiezioni dedicata alla promozione e alla protezione dei diritti umani. L'iniziativa è stata promossa dall'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli e patrocinata dal Comune di Aprilia per sensibilizzare e creare un momento di riflessione riguardo la condizione di milioni di persone che vedono ancora usurpati e denigrati i propri diritti inalienabili. La manifestazione, che prenderà il via il prossimo 22 maggio, si aprirà con lo spettacolo I numeri della memoria, realizzato dai ragazzi dell'Istituto che hanno partecipato al viaggio di istruzione per la giornata della memoria presso Auschwitz-Birkenau, un progetto coordinato da Rita Nuti, docente dell'Istituto Pascoli, che ha trasformato le impressioni dei ragazzi, protagonisti di questa esperienza, in un toccante testo teatrale. 2 diari a confronto, il diario di Alina Birenbaum, che è una scrittrice che ha scritto il libro La speranza è l'ultima a morire, unitamente a confronto con i diari che hanno scritto i ragazzi durante il loro viaggio che si è svolto dal 23 al 29 gennaio ad Auschwitz. E noi quando siamo partiti abbiamo detto ai ragazzi di elaborare, di scrivere, di raccogliere tutte le testimonianze, quindi attraverso sia le immagini video ma anche scrivere il loro viaggio. Poi quando siamo andati lì ad Auschwitz io ho voluto acquistare questo libro di Alina Birenbaum e da questo ho ricavato un copione teatrale. Lo spettacolo quindi è molto, molto toccante perché riguarda proprio un tema realmente vissuto dalla stessa autrice del libro e poi quei ragazzi l'hanno vissuto di prima persona visitando proprio i 2 campi di Auschwitz e di Birkenau. Nel progetto collaborano attori scolastici ed extrascolastici come le 6 associazioni apriliane, l'associazione Liberi Cantores, l'associazione Prisma, l'università popolare, l'associazione Noi Libri e l'associazione
associazione Palma del Sud, che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione per educare e fornire ai ragazzi una visione d'insieme riguardo i diritti umani, come ha spiegato il dirigente scolastico Giorgio Giusfredi. L'idea fondamentale da cui è partita questa, chiamiamola piccola impresa, è stata la Shoah, la giornata della memoria. Contemporaneamente ogni anno noi sviluppiamo un progetto d'istituto a livello di scuola media e quest'anno abbiamo pensato proprio di sviluppare un progetto intorno ai diritti umani, perché riteniamo che il nostro ruolo sia fondamentale sia dal punto di vista dell'educazione, quindi del fare scuola, quindi la matematica, l'italiano eccetera, ma anche abbiamo il dovere di fornire tutti gli strumenti ai nostri alunni affinché loro possano non soltanto comprendere e capire, ma sviluppare anche un loro pensiero personale rispetto a tutte le cose del mondo a cui loro partecipano. Chiuderemo giovedì in collaborazione con la Palma del Sud, un po' per riflettere, partendo dalle donne maghrebine e tunisine, per riflettere sulla condizione della donna, però abbiamo anche voluto concludere come un momento anche un po' più leggero, un po' di festa. Parteciperà infatti un gruppo musicale, i Pirar del Mare, perché anche un momento di riflessione ma anche un po' di festa. Vogliamo dare anche un segnale positivo e perché io credo che dobbiamo avere la fiducia e la speranza che le nuove generazioni possono veramente creare un mondo migliore. Non viene a mancare naturalmente nemmeno il sostegno dell'amministrazione comunale, che nella giornata di mercoledì 27 maggio ospiterà nell'aula consigliare la maratona di lettura. È un tema molto attuale ed è importante che sia condiviso con la popolazione e i giovani del territorio, in modo da accrescere sempre di più la loro sensibilità, ha dichiarato Francesca Barbaliscia, assessora alla pubblica istruzione del comune di Aprilia. L'amministrazione in questo senso è sicuramente il primo partner, no? Che vuole sensibilizzare appunto i giovani alla protezione dei diritti umani e in questo caso ha dedicato una giornata alla lettura, ad una maratona di lettura dei diritti umani proprio in aula consiliare, ritenendo chiaramente l'iniziativa di alto valore morale e quindi nella giornata del 27, di mercoledì 27 maggio, l'aula consiliare sarà animata e ci sarà un susseguirsi di persone che vorranno dare il proprio contributo leggendo appunto temi e comunque letture tratte da libri sul tema appunto dei diritti umani. Mentre l'aula di Montecitorio via via approva tutti gli emendamenti al disegno di legge Buona Scuola, in piazza proseguono le manifestazioni contro il provvedimento. Il DDL Scuola è stato collegato al DEF, al documento di economia e finanza, e con questo stratagemma hanno potuto stabilire la data certa per la votazione finale. Questo ha comportato un restringimento incredibile dei tempi, non c'è stata data la possibilità di discutere i 700 emendamenti che noi avevamo fatto, solo noi del Movimento 5 Stelle, perché noi volevamo o stravolgere questa riforma o, come chiediamo oggi, vogliamo il ritiro di questa riforma, perché questa riforma affosserà, metterà in ginocchio definitivamente la scuola pubblica italiana. E mentre dentro il palazzo prosegue l'esame degli emendamenti per poter passare domani alla fase del voto finale sul testo che deve ancora passare al Senato, il Movimento 5 Stelle in piazza chiede il ritiro della riforma da parte del governo. Noi vogliamo il ritiro di questa riforma, c'è ancora tempo perché deve andare da qui al Senato, l'opinione pubblica si può mobilitare, c'è stato una manifestazione che neanche contro quel ministro indecoroso della Gelmini così tanta successo ha avuto. L'opinione pubblica, certo, dovete aiutarci voi, dovete raccontare le cose come stanno, non potete parlare di bonus quando è un diritto dei pensionati, non potete dire che l'Italicum è differente dal Porcellum, non potete dire che il Senato è stato abolito se l'unica cosa è sono state abolite il diritto dei cittadini italiani di votare i senatori. È tutto questo il meccanismo.
Io ho speranza che si possano ritirare queste leggi e che ci si possa occupare della scuola per le proprie per le esigenze vere, che è una maggiore corretta alimentazione all'interno delle mense scolastiche, le scuole, le classi pollaio, i tetti che crollano, insegnanti sottopagati, maggiore, anche un controllo degli insegnanti, è verissimo, controllare gli insegnanti, ma non che lo faccia un'unica persona, un preside super dirigente, con il rischio che possa subire pressioni e in alcuni luoghi anche minacce o tentativi di corruzione. Si sa che è così. Tanti i punti contestati, dalla normativa per la messa in sicurezza degli edifici scolastici al superpreside, dalle assunzioni dei precari all'8 per 1000. Che se ne dica, purtroppo questo disegno di legge non investe realmente nella scuola e nell'edilizia scolastica, che avrebbe tanto bisogno di miliardi di euro proprio per mettere in sicurezza gli edifici. Poi c'è l'investimento nelle scuole private, ma io non capisco perché, se le scuole pubbliche cadono a pezzi, bisogna investire nella scuola privata. E poi c'è la modalità di finanziamento dei privati alle scuole, che alla fine significa shopping, perché fondamentalmente, e questo non lo dico io, questo lo dicono i criteri di trasparenza di un bilancio, se una persona vuole investire anche nell'istruzione o in qualsivoglia settore, ben venga, ma bisogna che vengano donati i soldi attraverso un fondo, come facciamo noi i fondi con i nostri stipendi per le microimprese, e poi quel fondo viene gestito in modo trasparente. Non è che invece io privato vado a donare a quel singolo istituto, perché si può verificare e si verificherà il caso in cui si acquista a quel punto proprio un potere all'interno di quell'istituto, e questa è una minaccia enorme. Atteso in particolare il voto sul piano straordinario di assunzioni dei precari, articolo che per il momento l'Aula non ha ancora votato perché sono stati accantonati alcuni emendamenti. Anche lì mette una cosa positiva, come l'ha fatto su ogni cosa, mette una cosa positiva, anche se poi sono 300.000 precari che dovrebbero essere assunti, e lui all'inizio aveva detto, tra le tante balle, questo mentitore seriale aveva detto che avrebbe assunto tutti, mette questi 100.000, dice: ma come, questa è la buona scuola, si chiama buona scuola, io l'ho presentato con il gessettino e il cancellino alla lavagna, è bellissimo, stabilizziamo dei precari. Come sempre c'è una cosa positiva che potrebbe essere decisamente migliore. Noi abbiamo una proposta di legge che giace in Parlamento a prima firma Chimienti per la stabilizzazione di tutti e 300.000 precari della scuola pubblica statale, e poi però inserisce una serie di porcate, è sempre lo stesso gioco. Ad accendere la discussione restano i superpoteri dei nuovi presidi, grazie al provvedimento sulla scuola e alla norma sulla chiamata diretta dei professori da parte dei presidi farà carriera Agnese, la moglie del presidente del Consiglio Renzi, ha detto in aula il deputato Luigi Gallo. Una polemica che arriva subito dopo il fallimento della minoranza PD di far abolire l'articolo. A questo credo che l'abbia fatto Luigi Gallo in aula, non lo so, chiedete a lui. Io non ce l'ho con Renzi, Renzi è uno del sistema messo lì come Monti, come Letta, per portare avanti privatizzazione. Avete letto quello che scrive oggi là? L'Unione Europea, avanti con le privatizzazioni, il Fondo Monetario Internazionale, oggi che è sempre questa, devono pagare i poveri, i cittadini, con il taglio di servizio per pagare i buchi di bilancio che ha fatto essenzialmente la corruzione e il malgoverno. Cioè questi corrompono, rubano soldi nostri, distruggono lo Stato sociale, poi arriva l'Unione Europea che dice bisogna approvare la buona scuola immediatamente, bisogna approvare la privatizzazione di settori di asset strategici economici assolutamente, occorre il Jobs Act, perché per le multinazionali straniere deve essere molto facile licenziare, e l'unica cosa, avete letto le notizie di oggi, che in pratica oggi è attuato del Jobs Act, è l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Cioè è un meccanismo più grande di Renzi, lui è uno che sta giocando con un giocattolo del quale tra l'altro non riconosce neanche i pezzettini, e prova a fare il premier quando in realtà è commissariato da poteri molto più forti che vengono a Bruxelles, Francoforte e Washington. Dopo 20 anni e dopo un lungo iter tra Camera e Senato, il pacchetto di misure contro i delitti ambientali torna in Senato per l'approvazione finale. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti parla di evento storico per l'Italia e di un salto in avanti in tutela ambientale e legalità. Il PD, con Ermete Realacci e Chiara Braga, mettono in evidenza il momento storico, un obiettivo fondamentale che gli italiani attendono da oltre 20 anni. Si attendeva da tempo, abbiamo visto che ci sono state vicende drammatiche come la discarica di Bussi, come l'Eternit a Casale Monferrato, come la Terra dei Fuochi. Oggi l'Italia ha uno strumento per voltare pagina. Adesso, senza retorica, vorrei dire che noi votiamo tante leggi in questo Parlamento, di alcune delle quali
credo che fra 10 anni non si serberà memoria. Di questa penso che si serberà memoria, perché è una legge che scommette su un'Italia che sfida il futuro, scommettendo sull'innovazione, sulla qualità, sull'ambiente, difendendo la salute dei cittadini. Finalmente il codice penale potrà essere aggiornato. Finalmente entra l'ambiente nel codice penale, sono 30 anni di attesa. Quell'attesa che potevano disegnare un'altra Italia, un'altra regione Campania da dove provengo. I disastri ambientali, l'inquinamento ambientale, chi causerà tutto questo andrà in galera fino a 15 e 20 anni di galera. Lo chiedono il popolo inquinato, l'hanno chiesto le 25 associazioni che con noi hanno fatto una battaglia enorme all'interno dei palazzi, e lo chiedono anche le vittime silenti, quelle persone malate di cancro che hanno sofferto in silenzio il disastro che gli altri hanno causato. 5. I nuovi reati, disastro ambientale e inquinamento ambientale, per i quali è previsto un aumento di pene se i reati sono commessi in aree vincolate o a danno di specie protette e nel caso di inquinamento seguito da morte o lesioni. C'è poi il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, chi nega o ostacola l'accesso o intralcia i controlli ambientali rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni ed ancora l'omessa bonifica. Previste inoltre aggravanti per mafia e sconti di pena per chi si ravvede, condanna a ripristino, obbligo di confisca e raddoppio dei tempi di prescrizione. Ma ad un passo dalla meta, i Verdi mettono però in evidenza quello che secondo loro è un gravissimo errore, definire abusivo il disastro ambientale. Una polpetta avvelenata, dice Angelo Bonelli, che bloccherà le mani ai giudici e pregiudicherà la difesa dell'ambiente. Assolutamente no, è una polemica vecchia, si era fatta già nel 2001 quando fu approvato l'unico provvedimento che ha permesso di contrastare con efficacia lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi. Si disse che quel provvedimento nasceva azzoppato, lo si è visto, se ne sono accorto soprattutto i clan della Camorra, come quel provvedimento fosse inutile. Mi sembra una polemica sopratono che lascia il tempo che trova. Noi abusivamente abbiamo detto che è un falso problema, stiamo introducendo 5 nuovi reati del codice penale. Molti magistrati condividono il nostro pensiero. Abusivamente era stato anche emandato tramite Confindustria. Confindustria diceva che abusivamente era troppo largo come pensiero. E quindi è ovvio che la nostra proposta di legge poteva essere migliore, migliorabile, assolutamente, perché ogni cosa è perfettibile e migliorabile. Però siamo a un passo veramente dalla svolta. Io a queste persone che oggi criticano questa proposta di legge dico: per 20 anni avete avuto la possibilità di farlo e non l'avete fatto. Riprende in aula alla Camera l'esame del disegno di legge Buona Scuola. Ieri il via libera al superpreside con l'approvazione dell'articolo 9 del disegno di legge che attribuisce ai dirigenti scolastici il potere della chiamata diretta degli insegnanti dei propri istituti. Non ci sarà nessun preside padrone, ma un dirigente responsabile valutato, assicurato il ministro Giannini. Che praticamente sceglieranno essi stessi i professori, le persone che dovranno insegnare. Questo è assolutamente da bandire in uno Stato che voglia conservare l'istruzione come qualcosa di libero, e questa è una grossissima minaccia, soprattutto in territori sensibili, particolarmente sensibili a questi problemi di potentati. In qualche modo si possono creare delle sacche di fortissima corruzione, e questo è farle entrare anche all'interno della scuola. Vediamo la corruzione quanto ci costa, e forse la scuola era una di quelle poche sacche indenni che si era conservata, invece attraverso questa scelta sicuramente viene pesantemente minacciata. Accanto all'articolo 9 è passato anche un emendamento antiparentopoli. Non ci potrà essere parentela tra preside e professore della scuola, fortemente sostenuto dai pentastellati. Mentre resta ancora accantonato l'articolo 10 che contiene le norme sull'assunzione dei precari e l'articolo 6 sul quale manca il parere della Commissione Bilancio, l'Assemblea di Montecitorio approva l'articolo 14 con il quale si stabilisce che i contratti dei docenti e del personale ATA per la copertura dei posti vacanti e disponibili non potranno superare i 36 mesi, norma che non sarà retroattiva. I 3 anni decorreranno dall'entrata in vigore della riforma. Via libera anche all'articolo 12 che istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento del docente di ruolo e all'articolo 13 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2016 di un nuovo fondo dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.
Luigi Di Cicco qui ad Aprilia per la presentazione di Gramigna, intanto soddisfatto di questa accoglienza anche teatrale per l'inizio con alcune piccole scene tratte e visitate dal suo libro. Io, come ho detto prima, no, soddisfatto, emozionatissimo, cioè più che soddisfatto perché vedere, cioè noi siamo in procinto, c'è il film, quindi ti immagini, no? Io già provando la sceneggiatura del film, trovarmi qui oggi e vedere proprio questo giovane ragazzo assieme a, non lo so, quell'attore di teatro, prendere spunto dal libro e fare una scenetta davanti ai miei occhi così in diretta, sono stato contentissimo. Poi ho trovato veramente un pubblico. Aprilia, cioè, mi piace, mi sembra che c'ho un qualcosa con Aprilia, pure ho fatto già una presentazione e questa è la seconda che mi lascia veramente nel cuore un qualcosa di molto bello, molto positivo. Ecco, il suo obiettivo è raccontare ai giovani una storia positiva, questo tipo di storie sono state raccontate largamente, spesso però emerge la forza della negatività. Ecco, il suo obiettivo invece è ben differente, dimostrare ai più giovani che se ne può uscire, se ne può uscire bene, si può addirittura anche non entrare mai in un sistema difficile. Ma io ho voluto raccontarla questa storia perché fa capire che anche crescendo in sistemi purtroppo negativi come sono cresciuto io, però anche da lì, ecco, il titolo del libro è Gramigna, noi siamo stati capaci di estirpare l'erba cattiva e di farla diventare buona, e il messaggio va lanciato proprio ai giovani, va lanciato alle famiglie, perché è da lì che si inizia, tutto da lì, no? Si inizia, poi ci sono le scuole che fanno comunque un grande lavoro, ci sono, come ripeto, come ho detto prima, queste associazioni, questi comitati. Pensi che questi tre strumenti messi assieme possono aiutare tanti giovani, e io ripeto, mi sono sentito in dovere di scendere in campo e di lanciare il messaggio positivo, proprio per far capire che non c'è solo negatività, specialmente in Campania, no? Noi ci hanno etichettato in tutti i modi, terra dei fuochi, zona di spaccio, zona di omicidi, purtroppo ci sta questo, ma facciamo anche capire che c'è pure una positività di persone che vogliono il bene del paese, e io questo, ripeto, sono sceso in campo proprio per lanciare questo messaggio. Ecco, volevo chiudere con una sua affermazione, l'abbiamo ascoltata durante questa presentazione, si parlava molto del linguaggio da utilizzare per rivolgersi ai giovani, in un'era in cui internet è molto diretto, insomma anche sui social network spesso non emergono esempi molto positivi, ci si chiede come ci si deve rivolgere a questi giovani che vivono in una realtà sociale complessa come quella che lei conosce. Lei ha suggerito di essere diretti, è questa quindi secondo lei la via migliore da seguire? Ma veramente i giovani stanno vedendo tanta negatività proprio da personaggi che dovrebbero tutelare, proprio loro dovrebbe tutelare un po' tutto il paese, e quindi io dico sempre che ormai si sono stufate di sentire solo parlare, cioè io quando dico devi entrare diretto, devi parlare come parlano loro. Se io sono del paese, della regione Campania, io quando vado giù io parlo la loro stessa lingua, non mi metto a fare un milanese, cioè un po' più inno, oppure, cioè vedo che così, a parte che se tu ce l'hai dentro un qualcosa da dargli, pure anche solo moralmente, loro lo capiscono, lo vedono, lo sentono, e quindi io parlo di un'espressione diretta, io dico proprio quello. Non bisogna fare troppe chiacchiere, bisogna dire poche parole e fare i fatti. Noi cercheremo, io nel mio piccolo, spero e vedo comunque che la cosa sta crescendo, perché come ho detto siamo stati invitati la settimana scorsa proprio al Salone della Legalità. Dopo la Camera dei Deputati è arrivato il Salone della Giustizia con personaggi di alto rango del mondo del potere italiano. C'era il Ministro degli Interni, c'era il Capo della Polizia. Io quando dico diretto, allora ho parlato come parlo quando giro per i giovani, e forse più allora parlo diretto perché almeno gli facciamo capire il senso della parola come va detta, ma anche dei fatti,
e ne sono soddisfatto. Andiamo avanti, ognuno di noi faccia la propria parte nel miglior modo possibile. Ulimoci tutto bene, ecco la frase, ulimoci tutto bene, perché siamo tutti esseri umani. Comunque tutti dobbiamo andare all'aldilà. Come viene una frase ironica, ricordati che devi morire con la canzone di... Quindi cerchiamo di fare un pochettino veramente tutti quanti una parte migliore per il nostro paese e per il futuro dei nostri figli, nipoti. Insieme a Michele Cocuzza, qui oggi ad Aprilia per parlare di Gramigna, un testo diverso nel suo genere, ce ne sono stati tanti in passato, avete scelto di rivolgervi ai giovani, quindi questo è un testo che possiamo definire positivo. Sì, è la storia vera che ho scritto insieme con Luigi Di Cicco, di questo ragazzo che è figlio di un boss della camorra del Casertano, che ha scelto la legalità, non è né un pentito né un dissociato, non ha mai fatto parte della criminalità organizzata e ha capito che quella strada non portava da nessuna parte, ha visto suo padre praticamente sempre in carcere, suo padre stesso gli ha fatto capire che era inutile seguirlo perché se non finisci dentro puoi anche finire purtroppo ucciso eccetera, e quindi ha scelto la legalità e ha scritto insieme con me questa storia, che è una storia positiva, una storia che non finisce ma che continua, è una storia buona e che può servire ai giovani che sono a rischio, ai giovani che forse, come dire, turbati dal problema della legalità che ha questo paese, possono pensare che tutto è perduto. Invece non è vero, niente è perduto, esiste la possibilità di un riscatto e Luigi Di Cicco è la prova. Ecco, lei è un esperto di comunicazione trasversale, dalla televisione alla radio, passando anche per la scrittura. La scrittura è ancora oggi un metodo molto importante di comunicazione, forse qualcosina si è persa. E proprio per coinvolgere maggiormente i giovani, quale tipo di tecnica narrativa avete utilizzato per raccontare questa storia? Sì, è vero, oggi si legge pochissimo i giornali soprattutto, che infatti fanno le versioni online. I libri diversamente, perché ci sono anche i libri online, quindi io penso che il libro non morirà mai, sia cartaceo che online, noi ce l'abbiamo in tutte e due le versioni. Beh, abbiamo adottato la tecnica che voleva Luigi, che secondo me è stata la più giusta, scrivere in modo semplice, in modo diretto. Lui mi raccontava le cose così come se le ricordava lui e come voleva che io le raccontassi, naturalmente io poi cercavo di metterle giù sul computer perché avesse un filo logico, fosse una storia, quindi in modo molto semplice, si legge in maniera piacevole, anche se non è una storia allegra, è una storia difficile di un ragazzo che aveva un destino negativo e ne ha scelto un altro positivo, naturalmente ha sofferto, ma oggi è qui, ha una bella famiglia, ha un bel mestiere, ha una figlia, e questa è una sua vittoria e anche una nostra vittoria. Si è svolto in regione il tentativo estremo di incontro tra una delegazione di Risorse Sabine ed esponenti del Consiglio regionale. Sconcerto tra i sindacati ed i lavoratori della provincia di Rieti per i ritardi con cui la giunta Zingaretti ha affrontato il problema delle aziende pubbliche locali. Per Risorse Sabine e Rieti si cercano le ultime possibilità di salvataggio. Mezzo milione di capi contraffatti sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza di Rieti. Tutti i prodotti di produzione cinese riportavano l'etichetta 100% cotone, ma in realtà la reale composizione non era quella specificata. La merce, che stava per essere immessa sul mercato, avrebbe fruttato 9 milioni di euro. Due le denunce scattate contro giovani di nazionalità cinese, uno dei quali aveva già precedenti penali per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. Il servizio appena portato a termine dalle Fiamme Gialle si inserisce tra gli interventi mirati a contrasto della criminalità economico-finanziaria. L'abusivismo, la contraffazione del commercio di prodotti insicuri danneggiano il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole e possono mettere in pericolo la salute dei consumatori.